Emanuele, che ha 26 anni, e Jacopo, che ne ha 25. Sono membri storici dell'associazione qui ad Arezzo e sono i protagonisti di Nuovi. questo percorso. Jacopo ed Emanuele Aretini sono tra i protagonisti del progetto Chi trova un lavoro trova un tesoro, portato avanti dall'associazione Persone Down in tutta Italia per accorciare quelle distanze che ancora oggi esistono con il mondo del lavoro. A volte la stessa percezione delle possibilità lavorative di una persona con la sindrome di Down e dei suoi familiari. In seconda analisi sono anche a volte le scarse conoscenze che ci sono da parte delle aziende, Sta un po' da parte della bassa società in questa, generale, delle no? possibilità lavorative delle persone con la sindrome di Down. E a volte forse anche proprio le opportunità reali, gli strumenti concreti perché i servizi pubblici, le aziende e la politica possano davvero creare queste situazioni di inserimento lavorativo reale. Un percorso formativo verso una vita indipendente che ha portato a formare oltre 40 operatori come Enrico, che hanno seguito questi ragazzi in 2 settimane davvero intense. Jacopo oggi nel suo primo giorno in cucina e invece tra le altre cose le prese con la pulizia del magazzino della cella frigorifera. Ad ospitarli è stato l'Hotel Meliá di Genova, ma non hanno acquisito solo competenze pratiche del mondo dell'accoglienza. C'è stato anche il modo di sperimentare una vita indipendente in un appartamento poco lontano dal luogo di lavoro. Qui Emanuele, Jacopo ed Enrico hanno scandito le loro giornate tra cambi di lenzuola, pranzi, cene e pulizie. Regole, insomma, fondamentali per un futuro migliore. Nostra cucina in piena azione. E Allora c'è un po', ecco, da finire di rimettere a posto. Anche questo fa parte di organizzarsi nella vita quotidiana, giusto? qui la protezione. Ho imparato tutto. Allora, ho fatto il bucato, lavaggio dei piatti, lavaggio vestiti, lavaggio anche a volte cambiamento di lenzuoli nel letto. Fa capire, questo fa capire per il futuro. Il progetto, che ha avuto il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva l'obiettivo di accompagnare i giovani con sindrome di Down, come i due Aretini, Jacopo ed Emanuele, verso il lavoro, tramite la costruzione di condizioni e competenze, facendogli capire termini come responsabilità, dovere e puntualità. Questi qui festeggiano una luna di miele. Prendi il piatto, solo il piattino e andiamo su. Attraverso i loro tempi e gli strumenti necessari si appropriano della regola come quell'elemento che definisce il nostro stare in un certo contesto. Lo sforzo è quello di far sì che le regole siano chiare anche per loro, comprese in quanto elemento che serve proprio a definire l'identità del lavoratore. Il pertocchio per Genova si è pulito, tavoli della sala, ho pulito le poggiate e già mettere a posto i zutteri intrecciati. Ci danno delle regole e sembra Cercando un contatto. parecchio in forma. In Italia sono circa 30.000 le persone con sindrome di Down, più della metà superano i 25 anni. Al 31 dicembre 2018 erano soltanto 198 coloro che hanno un regolare contratto di lavoro. Quel messaggio da portare fuori da queste mura, dove siamo adesso, che è la vostra sede qui ad Arezzo, qual è? Il messaggio è un messaggio di sensibilizzazione. Noi vogliamo dimostrare che i nostri ragazzi, se adeguatamente supportati e aiutati con un percorso formativo, possono fare tante cose e possono avere un ruolo attivo nella società in cui vivono e quindi avere una migliore qualità della vita e essere integrati nella società in cui vivono. Insomma, chi ci deve credere di più, le famiglie, i ragazzi o la società o tutti insieme? No, direi tutti, perché insomma, è un po' il luogo comune quello di incolpare sempre la società che non è aperta, accogliente, ma a volte il primo ostacolo è anche proprio all'interno delle famiglie, perché noi stessi a volte per meccanismi di iperprotezione in realtà rallentiamo e freniamo i nostri figli.